Dopo questa attività di riflessioni e discussioni, c'è un momento di quali domande sul tema di stare in transizione sono, diciamo, emerse, sono adesso qua che volete anche, magari domande oppure anche illuminazioni. Che avete che volete condividere con gli altri anche adesso? Qualcosa che. Io ho notato. Allora, appena hai spiegato il gioco, quindi sono delle. Oltre all'istruzione generale sul foglio che ci hai dato, no? Con lo schema delle domande, poi c'erano dei piccoli testi, eccetera, eccetera. In principio non avevo nessuna voglia di leggere il testo, mi sembrava quasi come una imposizione. Cioè, ho visto l'esercizio in modo così libero che mi sembra che leggere quel piccolo promemoria per poi proseguire e scrivere qualcos'altro non mi stava tanto bene. Infatti la prima stazione che ho visto, che era qui dietro, io me la sono andato all'angolo, ho fatto tutt'altro. Dopo ho iniziato a leggere qualcosa, perché però in principio non la stavo leggendo in questo modo, era una piccola cosa che volevo, cioè quella sensazione che ho provato io, era una piccola cosa che volevo condividere. Poi successivamente, cioè, sinceramente per curiosità ho letto il foglio e ho iniziato a ripensare ad alcune cose. No, io invece il contrario. Le istruzioni nelle varie stazioni, ero estremamente curioso di sapere che ci fosse scritto. Però diciamo che l'iter rispetto al tuo è stato diverso. Nel senso che prima di uscire sono stato 5 minuti pieni a ragionare sui cinque temi e quindi capire quale volevo diciamo affrontare di più. E mi sono preso quasi tutto il tempo dell'ora che avevamo a disposizione, cioè tipo quasi 50 minuti sono stato su un solo punto, che era prendere rischi. Perché era quello che sentivo sul quale avevo necessità di lavorarci, cioè rimane ancora un punto aperto, mentre per gli altri li sento invece più, non li vedo come delle problematiche, sento di averle, diciamo, di saperle gestire, di viverle con serenità, anzi, a volte. Alcune di queste sono anche degli stimoli. E niente, quindi poi diciamo questa curiosità di andare a leggere gli altri, cioè mi sono dovuto interrompere, appunto perché ho detto cavolo, ci sono solo 10 minuti, voglio sapere che ci sono, quali sono gli spunti sugli altri. E quindi ho fatto una carrellata veloce sugli altri quattro tavoli e mi sono diciamo appuntato le domande per diciamo fare questo. Affrontarle, diciamo, con più tempo dopo. E poi è stato estremamente utile il dialogo a tre, perché diciamo, arricchisce di altri spunti, soprattutto quando ci sono dei problemi irrisolti o aperti o in fase di evoluzione, ecco. E non so che cosa succederà, che cosa ne verrà fuori da,
invece la discussione è aperta a tutti. Quindi sono curioso. Grazie. Io ho ancora bisogno di capire che cosa vuol dire la transizione, essere in transizione. Che differenza tra transizione, evoluzione, cambiamento, che cambiare di vita, di lavoro, di società, di, non lo so, questo sia una cosa individuale, collettiva, personale, non lo so, per me è ancora troppo oscuro. Mm-hmm. È una parola che adesso usiamo molto, facciamo transizione per tutto. Mm-hmm. E ho bisogno di capire veramente questo. Esatto. Cerco, tra 5-10 minuti cerco di dare alcune risposte. Non so se ti soddisfano dopo, ma... Io quando ho letto le istruzioni ho pensato wow, è proprio quello che voglio fare, quindi ero molto contenta e ho provato a dedicare 10 minuti a tutte per vedere di cosa si trattava, quali erano gli spunti per ognuna e poi invece dopo averle viste tutte mi sono dato il tempo di dedicare maggiore attenzione ad alcune delle 5 stazioni piuttosto che ad altre. Ed è stato molto interessante perché ho fatto delle riflessioni a cui non avevo pensato prima, quindi mi ha dato delle nuove prospettive e poi è stato molto interessante anche il dialogo nel gruppo di 3, infatti noi abbiamo preso molto più della mezz'ora che avevamo a disposizione, abbiamo parlato quasi un'ora. E anche dal confronto con gli altri ho preso nuovi spunti e nuove riflessioni e come diceva Simone sono domande ancora aperte però sono spunti interessanti perché so che ci lavorerò su, quindi per me è stato molto utile questo lavoro. Io sono molto abituata a lavorare da sola con me stessa, no? Quindi non di solito per quelle che sono le mie problematiche, le mie paure, i miei rischi, di solito non chiedo aiuto perché non sono sempre riuscita a cavarmela da sola in qualche modo, no? Però appunto durante tutto questo processo di cambiamento, di acquisizione di competenze, certezze, tutto quello che ha portato la vita, ho detto ma adesso chiedo consiglio e allora è stato nel momento in cui ci siamo riuniti tutti e tre, consiglio su quelle che sono magari le mie paure, i rischi e davvero mi è servito davvero tanto perché ho ampliato quelli che erano i punti di vista, no? E quindi non solo il mio punto di vista, ma quello che può essere il punto di vista che era, per esempio, della mia famiglia, no? E allora, cioè, dal loro punto di vista. E quindi mi è servito molto chiedere consiglio e chiedere spunti per rendere questa transizione più armoniosa, più... equilibrata, senza troppi up and down. Grazie. Sì, credo che la cosa più difficile sia cambiare punto di vista. È quello. E infatti è l'esercizio. Hai detto cambiare punto di vista. Cambiare punto di vista. Possiamo dire tante volte di essere aperti, di essere disponibili, di ascoltare, ma non, io per prima non so quanto poi effettivamente riesci a farlo. Sono partita da quell'esercizio, infatti, sì. Dall'ultimo. Ed è stato molto, molto... Io parto scettica, come dicevo, parto molto razionale. Sentivo che mi
sarebbe piaciuto questo esercizio, però con molta razionalità di fondo, di partenza, quanto me. Parto da quell'esercizio e mi ritrovo nella nicchia sotto le scale, no? Dico, ma vabbè, è bello, un bel posto, un sacco di storia, un angolino nuovo che magari sei sempre di passaggio lì, non ti siedi, siedi lì. E allora mi sono data un attimo di tempo e mi sentivo protetta. Ho sentito subito un senso di protezione, ero al sicuro, passava gente ma molti neanche mi vedevano. Ero lì, c'ero, vedevo, ma nessuno mi vedeva. Poi l'esercizio diceva cambia prospettiva e mi sono seduta sul terzo gradino della rampa, no? Con qualche titubanza perché mi sentivo in mezzo e infatti passava gente e io stavo seduta lì a terra e ero esposta, ero più insicura, mi sentivo più insicura, no? Passavano, magari non capivano che stavo, perché se non noi, magari la gente non capiva perché stavi a terra lì. Poi ho guardato su e ho visto che vedevo una porzione di cose che dalla nicchia non vedevano. E ho cominciato a capire il senso, forse, il mio senso dell'esercizio. E allora ho visto un soffitto bellissimo, una scala che portava verso qualcosa e le finestre. E quindi vedevo anche il cielo, dalla nicchia non le vedevo. E mi è cominciato a piacere, no? La scrivo. E ho scritto queste sensazioni e questo cielo. Cambio prospettiva. Salgo e mi metto nel punto più alto, quindi dalla balconata prima di entrare nel corridoio, e mi affaccio giù. E lì è stata la scoperta più bella, più banale, più da bimba, no? Però bella. Perché ero piccoli, cioè chi c'era al mio posto lì era piccolo piccolo, no? E io mi sentivo grande grande lì, no? Ho detto guarda, guarda come cambiano le cose. Lì ero nascosta nel mio, no? Poco dopo ero in balia di tutto, del via vai, di tutto. Però avevo più luce. Sopra era tutto chiaro. Tutto chiaro, non era l'ultimo piano, potevo continuare a salire volendo, però era tutto più chiaro, no? E ho visto una trafinestra che non si vedeva neanche dalla posizione intermedia, è stato bello, era come se in un cartone animato mi fossi vista prima lì e poi su. E quella riflessione che mi è venuta è stata proprio traslare questo discorso alla vita che ognuno di noi può avere, no? Magari passi momenti in cui ti vuoi rintanare, sei chiuso lì, poi qualcosa ti fa uscire fuori, che sia anche l'esercizio, la traccia diceva cambia obiettivo e dovevi cambiare obiettivo, no? E obiettivo, punto di vista. Quindi per forza devi uscire da quella nicchia. E l'ho fatto, e ho cominciato a capire. E poi ho cambiato e sono salita e ho visto lui. E sono stata contenta. Bello. Questo. Grazie. Visione di insieme. Esatto, comprendere, capire tutti questi, che non, tu stessa non potrai avere tutti, perché cioè, questa cosa è composta sia dalle cose positive che quelle negative. Però ci provi. Diciamo, le cose negative le affronti anche in una maniera differente, perché sai che fanno parte di quella costruzione della realtà vera. Infatti il mio esercizio si è concluso invece con il punto 1, no, 2, il rischio. Per me il rischio a questo punto, con questa evoluzione, perché ho avuto una scaletta ben precisa, era esattamente quello, cioè dire no alle possibilità. Cioè se io mi dico no, non mi va di andare a quel laboratorio perché secondo me non serve, mi sto precludendo la possibilità di trovare un buchino diverso di quell'oggetto che dici tu, no? Di avere una prospettiva diversa, che magari se
rimarrò sempre l'idea che l'altra era più bella, però ho anche l'altra. Quello per me è il rischio di dire no alle opportunità. Per me è quello. A me piace molto la sua visione di immagine, di che cosa vuol dire cambiare punto di vista. È un po' l'idea di applicarla alla vita reale, cioè quali sono i limiti dell'isolamento, che cosa succede se invece stai in un punto di passaggio in cui sei senza radicamento, senza protezioni. E dove puoi essere se invece hai una visione da un punto di vista ancora superiore, che diventa più complessivo e più completo. La mia domanda è, non è la prima volta che che lavoro su questi concetti in realtà. Ho iniziato a scrivere un libro che parlava proprio del cambiare punto di vista e c'erano tutti questi presupposti. La cosa poi difficile è sempre riuscire a mettere in pratica, perché fino a quando siamo qui seduti in cerchio a rifletterne assieme possiamo essere tutti concordi, poi quando ti ritrovi nelle situazioni è quasi è automatico riutilizzare i tuoi schemi mentali e focalizzarti sulla tua rappresentazione reale del mondo. E secondo me l'aiuto più importante arriva, che è anche quello che abbiamo detto in gruppo, sempre dal confronto con gli altri, perché a vedere la cosa dall'altro lato, magari non ci puoi andare tu fisicamente, non ti puoi mettere negli occhi di un'altra persona, però tramite la comunicazione puoi imparare a vedere, a slittare le tue idee e capire che come tu vedi il mondo è solo una tua costruzione, non è assolutamente quello, non è una realtà oggettiva. Ma già questa consapevolezza è già tanto. Sembra, certo, non è proprio come voi dovevo essere, no? Ma è già tanto che di capire c'è la possibilità che ci sono altri punti di vista, che l'altra persona con cui in questo momento parlo capisce un'altra cosa, no? E se sei aperta, puoi anche cambiare il tuo punto di vista. Se lo fai è un'altra cosa, no? Ma questa apertura è già tanto. Sì, però rimane il punto di passaggio tra il pensare e l'agire, tra il riuscire a mettere in pratica tutto. Questo è un po' il rischio di fare un passo in un territorio sconosciuto. Sì. È proprio fare questo. E un po' questo mi fa pensare a uscire dalla tua zona di comfort. Sì, uscire dalla nicchia, che è un bellissimo simbolo. Chi vuole? Io la nicchia l'ho riscoperta facendo la condivisione con Sabrina e Valentina, perché all'inizio non avevo preso in considerazione l'esercizio, però risedendomi nella nicchia ho guardato che c'era un bimbo che abbraccia la balaustra di pietra e alla fine, no, scopri anche nei dettagli, senza uscire dalla nicchia, un sacco di cose belle se guardi bene. Va bene, ho pensato di, spero che rispondere a alcune domande, e dire un po' su transizione. Voglio usare questa parete, quindi se avvicinate così che mi viene...
Prima di tutto trovo molto molto importante questa domanda: cos'è la differenza tra il cambiamento e la transizione? Perché anche io trovo molto, cioè, parliamo un po' di questo, un po' di questo, come se fosse quasi una cosa, cioè la stessa cosa, che non lo è. Cioè, prima cerco un po' di parlare di questo. Magari partire dall'idea che è un cambiamento, cioè qualcosa cambia intorno a te. Nell'idea, perché tu puoi cambiare tanto, cambiare posto di lavoro, cambiare casa, ma non cambia qualcosa in te. Cioè non necessariamente persone che vivono tanti cambiamenti vivono in transizione, non è la stessa cosa. Perché con i propri identici schemi mentali possono vivere qua, possono vivere lì, possono lavorare lì, possono... Cioè, un cambiamento non vuol dire automaticamente di essere in transizione. Cioè, questo mi sembra, ti tiene a parte questo. Cambiamenti all'esterno possono portarti in una fase di transizione. Ma in una transizione, parliamo di una transizione, adesso parliamo sul livello individuale, sul livello personale. Oh no, ce l'ho qua. È un processo trasformativo, nel senso che porta a cambiamento dei schemi mentali. C'è qualcosa... quello che abbiamo parlato ieri, no? C'è una trasformazione come tu percepisci il mondo e come tu i tuoi quadri di significato. Cioè, cosa tu capisci di quello che tu, delle esperienze che tu hai. Questo perché trovo abbastanza importante che facciamo questo chiarimento. Quando parliamo di transizione, è un processo trasformativo, è un processo perciò anche complesso, perché un cambiamento per se stesso ancora non è, non vuol dire niente, cioè vuol dire qualcosa ma non vuol dire che proprio tu entri in una fase di transizione. Perciò anche imparare in fase di transizione, si parla anche di apprendimento trasformativo, è proprio questa capacità del processo di cambiamento dei schemi mentali. C'è un piccolo testo in italiano sull'apprendimento trasformativo che spiega un po' di più. Che trovo molto interessante. La transizione. Adesso puoi aiutare un pochino a mettere questo. Grazie. Sì, ok. Sì, perfetto. Grazie. Metto questo un po' indietro così. Cioè, questo è uno schema, che è, cioè un modello, non è la verità. È un modello che spero dà un po' una spiegazione visiva. Cosa vuol dire transizioni? No? Queste cose sono, diciamo, sono schemi mentali. Diciamo così. Nel senso, i schemi sono sempre fatti di molte cose diverse, non è una cosa unica. È anche interessante per me, mi è sempre aiutato di vedere un po' fasi di transizione, che cosa si apre praticamente. La mia vita praticamente si apre perché si aggiungono altre realtà, si aggiungono altre esperienze, no?
Perciò questa idea. Quindi anche in fasi in cui tu vivi con tante certezze, perché sei proprio sulla strada giusta, anche l'idea è un po' questa strada. Un po' tu apri una piazza in cui perdi un po' la vista. Ma adesso dove continuo la mia strada? È proprio questa immagine che a me mi ha aiutato, no? C'è una strada, tu hai anche un po' il confine, è chiaro, ma dopo in piazza si apre tante strade. Adesso. E tu puoi entrare in una fase di transizione intenzionalmente, ma spesso succedono le cose che ti portano dentro in una fase di transizione, ma, o tutte e due insieme. Ma l'idea può essere, questo vuol dire eventi straordinari, no? Può essere perché succedono cose, cioè perché un rapporto d'amore si finisce, non lo so, muore una persona delle famiglie, qualcosa che proprio dum, come una bomba nella tua vita. No? Certo, spesso questo ti porta in una fase di transizione, perché porta elementi nella tua vita che ancora non praticamente mai confrontato prima, quindi devi un po' crearti una nuova realtà, nuovi schemi mentali. No? Quindi si aprono alcuni, entrano nuovi elementi che ancora crea questa confusione in piazza, diciamo così. Ok, questo può succedere. Può essere cambiamenti, come ho detto, cambiamenti perché un altro lavoro adesso, perché cambio casa, no? Questi cambiamenti nell'intorno. Oppure, è un'esperienza molto forte che mi fa capire che come penso il mondo non mi aiuta più, quello che abbiamo detto anche ieri. Oppure imparo qualcosa che adesso mi porta a nuove prospettive. Tutto questo sono esperienze, sono eventi che un po' creano questa confusione, perché come tu percepisci il mondo non ti aiuta più completamente. No? Perciò su questa piazza c'è e tutto questo che sappiamo benissimo di queste fasi di transizione, che incertezze, confusione, cioè ambiguità, questa frase può essere così o così, non lo so in questo momento, eh. Questo non ho idea. Questo che dico, non lo so. E in quanto posso stare con questa frase? Di dire, se mi chiedi adesso cosa faccio, come lo sento, non lo so. E di dar ansia, va bene, posso dire anche non lo so, senza niente panico. E liminalità è praticamente un altro termine per questo, stare in mezzo, stare in questa piazza, stare in questa confusione, quando ci sono tante possibili vie, quando sono queste incertezze, no? Quindi l'apprendimento trasformativo, apprendimento nella fase di transizione vuol dire come posso gestire questo, stare in questa piazza, stare in questa. Cioè, in quanto mi dà ansia, quindi torno, cerco di tornare lì, dietro, perché questo mi dà proprio troppo, che succede, no? Può essere proprio che torno a quello che so già. Ma di solito la vita ti porta indietro, eh?
E magari con un'esperienza più forte ti torna indietro a questa piazza. Quindi in un modo o un altro dobbiamo anche imparare di stare, stiamo già imparando, no? Di stare in queste fasi, perché non è una volta nella vita, di solito ci sono più spesso queste fasi. Praticamente un'esperienza. Ma ogni fase è una possibilità di imparare a stare meglio in queste fasi di transizione. Quindi è un'opportunità. Domande da chiarire? O... Potete anche dire non sono d'accordo, eh? Va benissimo, perché questo non è, cioè, diciamo, è la mia esperienza più quello che ho letto, cioè, più quello che ho letto, ma certamente potete anche trovare altri. È un pochino su cosa vuol dire stare bene in questo, su questa piazza? Cosa aiuta a stare bene in questa piazza? No? E questo non è un elenco esaurito, ma alcune cose importanti. Questa cosa di osservare, ascoltare, descrivere. Di osservare, ascoltare, descrivere, con questa capacità di dire io non lo so adesso, non ho bisogno di sapere, ma posso descrivere quello che succede. C'è la differenza tra subito una nuova esperienza e il significato è questo, perché spesso ti porta dentro in questi schemi mentali vecchi, no? Ma in una fase di incertezze ti dire va bene, un'altra esperienza che mi lascia confuso, ma è successo questo, è successo questo. Cioè descrivere quello che è successo invece di subito dire e vuol dire questo e questo. Quindi la differenza tra subito dare significato a quello che succede. Cioè questo un po' dare un po' di spazio tra il momento in cui tu vivi un'esperienza e tu ti dai un significato. È difficilissimo perché è così in automatico che di solito diamo, cioè la mente è molto veloce in questo, che dà subito quello che so, è così, ho che già capito. E questa è la sfida, ma aiuta tantissimo, perciò anche in questi laboratori, in questi workshop, spesso fare anche, oggi pomeriggio anche facciamo un esercizio sull'ascoltare senza subito fare un giudizio. E un'altra cosa è collegato che aiuta è questo stare nel momento. In la teoria Yu la chiama presencing. Il qui e ora. Cioè, prima di venire qua, ho fatto 4 giorni in Galles un corso su mindfulness. Ho detto alcuni, E mindfulness è proprio questo, vuol dire questo, no? Proprio stare qui e ora. E noi abbiamo fatto camminate in silenzio anche. Ma è incredibile, cioè come la mente, quando un po' noti come tu, cioè respiri, eh? Ma se tu non sei concentrato, praticamente la mente subito ti porta. È incredibile, Ma se tu ti accorgi questo, già ti aiuta, no? Perché concentrarsi sul respiro, su qualcosa, sul livello fisico, un po' per calmare la mente, eh? Siamo diversi, no? Ma di solito, perché anche l'esperienza scolastica che è molto sul cosa succede qua, no? Quindi questo stare nel momento, questo cercare di non pensare qualcosa un momento, è una capacità che aiuta tanto a stare in confusione.
ma una cosa che è da praticare praticamente, non è una cosa che hai adesso capito, adesso funziona. Va bene, ci prima ci ha detto, ma questo, ops, questo sospendere, come anche dicono in teoria, questo sospendere giudizi, osservare, ascoltare e descrivere senza subito dare un giudizio. E l'ultimo è si parla molto di, come dire, cerchiamo molto di affrontare sfide nuove con idee vecchie. Come ha detto Einstein, mi pare, questa è una citazione famosa, c'è un nuovo problema, no, la soluzione di un problema deve essere mai pensata come... c'è un altro che... That the mind that has created the problem cannot be the mind that has the solution, cannot be the same mind. So the mind which has... the mindset which has created the problem cannot be the same mindset that finds the solution for the problem. La mente che ha creato il problema non può essere la stessa mente che cerca la soluzione. Quindi questa idea che praticamente di lasciare emergere il nuovo. Ce l'invito. Perciò questo stare nel momento, di dare spazio che qualcosa emerge, che la mente ancora non ha pensato. La mente si riferisce sempre su cose del vecchio, perché questo fa la mente. Perché una cosa che hai già capito, e con questa mente tu vai in situazioni nuove. Invece se veramente una transizione trasformativa, ci vuole qualcosa di nuovo. E da dove emerge questo nuovo? Non di un'attività intellettuale. Questo è importantissimo per me. Cioè non basta pensare un futuro se tu sei nella fase di transizione. Tu devi creare spazi in cui lasci emergere, vuol dire che ti viene. Non perché l'hai pensato, ma perché c'è un spazio, perché tu... Sei in momenti di, ok, sono qua nella confusione, ti siedi in piazza, sono a sedia e guardi, o guardi così, e tu senti, ti viene qualcosa, no? Ma lo so che sembra un po', senti un po' astratto, magari un po' quasi esoterico, ma è per me, anche nel mio aspetto, fondamentale. E da dove emerge e come emerge dipende da voi, ma cioè, questa idea di pensare una via di uscita non è di successo, secondo me. Non so se siete d'accordo, ma... Sì, Simone. Concordo su questa cosa. Volevo fare un esempio concreto di questa cosa qui. Facendo un parallelismo con... la natura. L'evoluzione nasce nei luoghi di confine, perché lì non ci sono dei sistemi stabili e quindi fermi, ma ci sono dei luoghi in cui c'è il cambiamento, appunto, e non c'è una situazione stabile. È l'instabilità che crea nuove forme di vita o di equilibri. L'esempio può essere lo stagno, no? Il confine che c'è tra terraferma e palude è il luogo dove c'è più vita. E quello è l'ambiente che poi ha creato quello che c'è oggi. Cioè, nasce lì, non nasce sulla terraferma, non nasce nell'acqua. Nasce tra l'incontro delle due componenti totalmente diverse.
E lì, come al confine tra deserto e non deserto, la valle della montagna che non è nella pianura, né? Sono quelli i luoghi dove non c'è equilibrio, però c'è il cambiamento in, che permette poi la vita di tutti e due, o di tutte le parti. Ecco. Sì. Quindi traslarlo all'immagine, a vivere queste cose. Sì. No, forse qualcosa è anche simile a quello che stavo dicendo prima Simone, nel senso che forse ad un certo punto si arriva naturalmente, no? A prendersi, come dire, una pausa con se stessi. Infatti forse ne parlavo anche prima con i ragazzi. Mi sono resa conto ieri di essere in una fase di transizione, cioè posso dare un nome a questa fase che sto attraversando, però effettivamente ci sono arrivata un po' da sola anche naturalmente, nel senso che in un primo momento c'è stato, no, qualcosa che si è rotto dentro di me e che mi ha creato ansia e panico nel non avere più certezze su nulla. E ad un certo punto mi sono resa conto che volevo delle risposte, forse senza nemmeno pormi delle domande. Allora andavo, come dire, vegetando nelle mie giornate. Ad un certo punto ho detto ok, ho anche forse accettato questo momento della mia vita particolare in cui non ho certezze, non ho risposte, ma forse sto cercando qualcosa allora, no? Forse sto cercando delle domande e mi sento di aver ripreso, ma stando in questa fase di transizione, in questa fase in cui tutto è boh, non lo so, però non mi fa più paura. Lo prendo, come dire, anche la vivo anche in una maniera più positiva, nel senso che mi lascio trasportare da quello che effettivamente forse sto cercando e di cui non ero nemmeno consapevole. Può essere una sensazione che non c'entra niente, però tipo questa pratica, no? Perché credo sia una pratica questa, no? Cioè una serie di esercizi che ogni volta, perché queste fasi si ripropongono insomma spesso, no? In una vita insomma che può essere la vita personale, di gruppo e tutto, mi sto rendendo conto come comunque, cioè, noi occidentali, cioè, riprendiamo tecniche insomma che da secoli il mondo orientale insomma persegue, perché tipo io questo l'ho scoperto per dire con lo yoga insomma, sì. No? Sono tutte lo stare il qui e ora, l'osservare, il sospendere giudizi, no? E mi sto rendendo conto come appunto il mondo occidentale si sta educando a questa, sì, a questa pratica. Sì. Io sto cercando di immaginare come traslare questo schema di transizione personale alla transizione di una città, sempre nell'ottica del transition town, sì, quindi del movimento che vuole portare un cambiamento negli schemi mentali e nel riadattarsi alle nuove condizioni, risorse, energie, prospettive. E più che altro volevo fare una domanda, non lo so se... Volevo capire meglio che cosa si intende per apprendimento trasformativo. Ad esempio, se tu cerchi di cambiare una credenza che tu hai, questo è proprio un apprendimento trasformativo, nel senso è un processo in cui tu, perché non è una cosa che non è una tecnica che tu hai capito e dopo cioè, applichi. Quindi un processo di apprendimento trasformativo è proprio un processo, so, tu cominci, è una via e adesso va bene, tu sei consapevole, quindi e l'obiettivo è praticamente io voglio pensare di me in questo, in altro modo praticamente, no? Quindi è meno, cioè
non parte di, non, come dire, un apprendimento trasformativo non è una didattica, nel senso che tu puoi adesso in un corso applicare apprendimento trasformativo, no? È un po' per capire che ci sono, è un altro processo di adesso imparo di fare graphic facilitation, non lo so, eh? Quindi questo sì, in questa direzione sono proprio questi cambiamenti di schemi, di credenze, qualcosa che del tuo software che ti fa capire un po' come vedi il mondo. Ma c'è una mezza pagina, quindi anche sì. Abbiamo un po' parlato ieri del, cioè, se io ho capito bene adesso il problema perché qua Lecce si è fermato questo, no? Che è un, che molto, cioè non è un caso raro, è proprio un caso molto, si vede molto spesso, in cui c'è molto entusiasmo di un gruppo fino a un certo punto dove praticamente si ferma. E una pratica è dall'inizio, cioè deve essere un processo che di questi sogni di persone diventa un sogno collettivo. E non è che perché due o tre persone portano questo e si prendono e assumono la responsabilità. Perché la collettività si assume la responsabilità. E se questo non è dall'inizio, è difficilissimo che si riprenda più tardi. No? Quindi una pratica è quando persone si incontrano con questa voglia di fare, di cambiare qualcosa in questa città, devono prima, non subito partire con le idee e questo, no? Come ah, facciamo questo progetto, facciamo... Prima è importantissimo di creare questo fondamento di questo sogno collettivo e che diventa una cosa collettiva, una responsabilità collettiva. E ci sono tecniche che aiutano questo processo, no? Di facilitazione, no? Ma a parte delle tecniche, è proprio di non partire subito, no? Ah, noi possiamo fare questo, possiamo fare questo. E chi lo fa dopo? Va bene. Perché manca questo fondamento. Cioè questo una, ci vuole molto di più per cambiare una città, no? Ma per, almeno come un gruppo che, si, che ha questa voglia di fare, è importantissima come parte, è veramente, cioè, straordinariamente importante. Le basi subito, questa, cioè, veramente che tutti si sentono, sì. Cioè, questa è la nostra responsabilità, il nostro sogno, quindi partiamo insieme. Quindi, credo che per un cambiamento, cioè un buon lavoro sulla città, la cosa essenziale, cioè si dovrebbe garantire o comunque stimolare, è perlomeno una partecipazione, cioè cercare i canali, no, per far partecipare appunto tutta la collettività. Sì. Esatto, esatto. Quindi favorire strumenti che appunto garantiscano per la partecipazione. Sì. Ma cioè, più che altro che è importantissimo dall'inizio, come, perché sicuramente ci sono 20 persone già in stanza che vogliono fare cambiamento in questa città. Ci sicuramente sono almeno 20 idee, diverse anche. Quindi come, cioè, anche creare una cultura di dialogo con tutti questi punti di vista, anche questo, se tu non riesci nemmeno in un gruppo di 20 persone che hanno già una predisposizione di dialogare in un modo
in cui c'è spazio per punti di vista diversi, perché anche questo vuol dire fare un cambiamento in una cultura di una città, secondo me. Cioè tu devi vivere in queste 20 persone quello che tu vuoi che diventa la città. E se dopo, se non riesci, non parte, non esci di questa stanza, no? Perché cioè, tra poco arrivi a un punto in cui ma non siamo coerenti. Magari è un po' forte adesso come opinione. Volevo aggiungere una cosa sulla cultura della partecipazione. È una parola molto abusata ormai, no? Della pianificazione, della progettazione, sì. E fa molto figo, no? Progettazione partecipata, pianificazione partecipata. E dal mio punto di vista è abusata perché alla fine è soltanto ratificare delle decisioni già prese, e legittimarle con sì. Incontri pubblici formati consultazioni quindi chi si vuole occupare di queste cose attenzione a parlare di partecipazione nel senso vero, la partecipazione è fare sì. Partecipazione è coinvolgere i cittadini nel lavoro di costruzione sì. Della città non nell'ideale ma la sì. Città esatto. L'educazione nel senso di vivere questo che tu vuoi, cioè proprio adesso torniamo da Gandhi quasi, no? Che il cambiamento che tu vuoi vedere nel mondo tu devi vivere prima di tutti. Quindi è proprio questo, cioè anche in un gruppo così per un transition town, magari ci vuole un po' di tempo, ma se questo gruppo non riesce a vivere questo sogno, non va lontano. Mi sono ricordata la domanda, che forse è una domanda aperta, no? Non so se tu puoi dare una risposta o se è una domanda che rimane domanda. E tu hai detto giustamente che se neanche in 20 riusciamo ad avere un ascolto condiviso, perché ognuno ha degli obiettivi differenti, dei punti di vista differenti, non si può andare fuori. La domanda che io mi sono posta durante quel processo, adesso sempre, se gli obiettivi sono differenti, o comunque ognuno ha la sua visione dello stesso obiettivo, è importante trovare l'obiettivo comune e arrivare alla sintesi di questi punti di vista differenti, oppure va anche bene che i punti di vista differenti convivano e si vedano delle diverse sfaccettature e ognuno continui nel suo modo di vedere le cose. Perché la difficoltà più grossa è stata, o comunque secondo me, è quella di arrivare a una sintesi di un obiettivo comune su cui partire per iniziare ad agire poi, cioè passare dalla fase di riflessione a quella dell'agire, se non c'è l'obiettivo comune come si fa? Allora io mi chiedo, è importante trovare questo obiettivo comune oppure è anche giusto a un certo punto prendere atto dei diversi punti di vista e seguirli nella loro diversità? Cioè la mia risposta è il sogno, torno a questa parola perché è veramente, dici una visione, no? Ma il sogno è ancora più forte secondo me. Il sogno deve essere proprio condiviso. Obiettivi sono molto tricky, perché obiettivi ci spesso colleghiamo subito a un piano di azione. Questo non è il punto. Tu avere, cioè molte strade portano a questo sogno. Questo non è il tema di avere obiettivi già condivisi su questo livello. Ma il sogno, e parlo di valori, parlo di proprio di... Cioè questo sogno, come voi, cioè questa città, come si incontrano le persone qua, come stanno le persone in questa città, come tu vedi, ma come lo senti proprio, no? Non solo vogliamo che tutti mangiano cibo biologico, ma cioè questo, a questo livello non serve. Ma perché il cibo biologico? Se tu chiedi sempre
tu vuoi questo perché? Cioè, cosa è la domanda dietro la domanda? Cioè, perché? Perché? Per tornare a questo fondo veramente forte che ha. Su questo stiamo adesso. E dopo devi vivere questo. E si può vivere in tanti modi diversi. Questo è importantissimo. Spero che una città del futuro non è una città in cui tutti mangiano cibo biologico. Adesso, scusa per dire, no, questo esempio, no? Perché torniamo subito a questa idea del quasi i tempi che vogliamo, non vogliamo più, no? A proposito di mangiare, cioè. È l'una, perfetto. Sì, è l'una. Sì. Va bene, grazie per l'ascolto e ci... cerchiamo di rivederci alle 2:30 ci concentriamo un po' sull'ascoltare il pomeriggio. Sì. No, una cosa velocissima, è stato bellissimo che si trova qua con il cuore del giornale. Grazie. Devono riscoprirsi forse, cioè la fine è tanto cosa. Poi tanticinale. Perché cambia anche, cioè tu non vedi più quello che più questo anche. Prima, invece così segui il filo del discorso. Sì.